Allora, ci posizioniamo con i piedi bene in appoggio, larghezza delle anche, il nostro bastone in afferro con le mani larghezza delle spalle. Immagina il tuo filo che ti tira bene verso l'alto, le spalle portale bene lontane dalle orecchie. Porta dentro un pochettino il sedere, dentro qua, le dita bene appoggiate. Inizia a inspirare profondo dal naso, allargando bene il torace, butta fuori l'aria stringendo l'ombelico. Inspira dal naso ed espira dalla bocca. Inspira ed espira. 3, 2. Stringi. Ancora uno. Andiamo con le circonduzioni delle spalle, sali, apri dietro, inspira ed espira, sono un po' scura, allora apriamo un po', zac, le tende. Cambia senso del giro, da dietro in avanti, sempre inspira ed espira, cerca bene la tua stabilità, senti bene solo le spalle che si allungano. Ciao amici, ancora uno. Da qua al centro stai, porta il bastone parallelo all'altezza delle spalle, inspira ed espira, torna. E ancora due. Inspira ed espira. Inspira ed espira. Al prossimo sali su in alto, verso il soffitto. Fai attenzione alle spalle di nuovo, tienili bene lontane dalle orecchie, poi torna giù, butta fuori l'aria e inspira, risali. Allunga e torna. Ancora due. E giù. Ancora uno. E torna. Torna, ma rimani con il bastone qua davanti, all'altezza delle spalle. Sposta il bastone verso la tua destra, mantenendo la linea. Mantieni bene le spalle e il petto aperto, poi riportati davanti a me. Spingendo in avanti il bastone, curvando la dorsale, gobba, poi torna, vai verso sinistra, riallinea la schiena, inspira ed espira, allunga avanti, inspira a destra, schiena e allunga, curva, ancora, inspira ed espira avanti, ancora due, inspira avanti. L'ultima a sinistra e là. Torna piano giù, però poi torna di nuovo qua. Da qua vai a ruotare il bastone in verticale da un lato, mi vedi? Butta fuori l'aria, inspira, torna, allinea, ruota dall'altro lato e vai, come delle lancette. 3, 2. Uno, al centro, riporta le braccia giù verso le cosce, rilassa le spalle, rilassa la schiena. E da qua andiamo, mi posiziono un pochettino di lato. Immagina un filo che ti tira il sedere verso dietro, vai a piegare le gambe, il bastone lascialo morbido verso le cosce. La schiena cerca di tenerla bene dritta, lo sguardo bene, non troppo verso l'alto, ma piuttosto verso il basso, in diagonale. Inspira, scendi, espira, torna, riallinea. E ancora 3. E torna. 2. E ritorna. 1. Resta qua. Da qua stabilizza bene, i piedi bene in appoggio. Guarda sempre verso il basso, in da giù. Inspira, sali con le braccia verso il soffitto, butta fuori l'aria, torna. Ancora 3. E qua. 2. Uno, resta su con il bastone. 4, 3, 2, 1, stendi le gambe, torna. Il bastone fallo passare giù, posizionalo dietro le ciappette, con i palmi verso dietro. Larghezza sempre delle spalle, le mani. Stesso esercizio di prima, sempre con i piedi, larghezza delle anche. Schiena bella dritta. Inspira, scendi, piega le gambe. Ed espira, torna. E ancora 3. E torna. Andiamo a fare un massaggio anche.
1, resta giù, mantieni come prima, stabilizza il bastone, questa volta sollevalo quanto ti senti, butta fuori l'aria e inspira, torna, 3, e 2, e 1, resta qua, 4, 3, 2, 1, piano torna, riallinea, ok, riporta il bastone avanti, posiziona il bastone appoggiato giù a terra, un pochettino distante da te, mano sinistra in appoggio sul bastone, un po' come la posizione iniziale, introduttiva che ho fatto stasera, come quella della foto, mano sinistra in appoggio, noi siamo un pochettino distanti, avendo quasi il braccio disteso, quasi, se no poi scomodo, vai bene ad avvicinare un pochettino i piedi, tanto così, distanti, e andremo a lavorare con la gamba sinistra e il braccio destro, quindi i due opposti, braccio destro e gamba sinistra. Da qua, gamba sinistra va in passé, braccio distendilo bene in avanti, cerca la stabilità, inspira ed espira, torna, e ancora, 3, e torna, 2, e 1, stai qua, e a bandiera, apri in fuori, inspira ed espira. Controlla bene il bacino, non devi girarlo, devi controllarlo. Ancora 2 e 1. Restiamo qua al centro. Da qua vai ad allungare la gamba dietro, il braccio su in alto, con il busto vieni un pochettino in avanti, come se dovessi fare un inchino. Guarda bene alla base del bastone, inspira ed espira, torna qui a casa. Ancora 3, inspira ed espira, 2 e 1, resta qua, 4, 3, Superman, 1, torna, resta ancora qua, al centro, statuina, stabilizza, apri in fuori distendendo braccio e gamba, butta fuori l'aria e torna qui a casa, inspira 3, 2, 1, resta qua, 4, 3, 2, 1, torna piano, riappoggia, sciogli le gambe, sciogli le spalle e respira. Scambiamo, mano destra in appoggio sul bastone e andiamo a lavorare con la gamba destra e mano sinistra. I primi sono al centro, solo il sollevamento del ginocchio, il braccio parallelo, vai in passé, inspira ed espira, stringi bene l'ombelico, 3, 2, 1, resta qua, le aperture in fuori, la bandiera, controlla bene il bacino, devi rimanere rivolto verso di me, inspira, apri ed espira, torna, 3, 2, 1, da qua, come abbiamo fatto prima, mantieni, vai ad allungare la gamba dietro, il braccio bene verso diagonale, petto che va verso il basso, lo sguardo verso la base del bastone, controlla, inspira ed espira, torna qua, 3, 2, 1, resta qua, 4, 3, 2, 1, torna a casa e da qua mi mangio i capelli, allunga in diagonale, inspira ed espira, 3, 2 e ancora, scherzavo, 1, resta qua, allunga, 4, 3, 2, 1, torna, sciogli le gambe, sciogli le spalle, molto bene. Adesso riprendi il bastone orizzontale con le braccia rilassate, riportati con i piedi larghezza delle anche e da qua sali un attimino su in alto, inspira, allungati bene verso il soffitto, di nuovo tira dentro l'ombelico, ciao amici, arrotondati dalla cervicale, vai in flessione avanti con il busto. Scendi, 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 vai ad appoggiare il bastone giù a terra. Lascia
se vuoi piegare le gambe, se non arrivi, adesso io non ci vedo più niente. Da qua, rotola in avanti con il bastone, cerca di appiattire la schiena, inspira ed espira, torna indietro, arrotonda, non cade, allunga in avanti, inspira ed espira, torna, fai bene la pasta e arrotonda, allunga, ancora uno, vai bene avanti, qui e ritorna. Non tornare, ma allontana solo un pochettino il bastone, vai ad appoggiare un ginocchio e l'altro a terra. Vai qualche istante in foglia, sedere i talloni, petto bene le ginocchia, le braccia bene distese in avanti. La fronte cerca di appoggiarla giù a terra per due respiri, profondi, inspira ed espira. E al prossimo, snocciola, linea sedere sui talloni, lascia un istante il bastone lì, scivola con il sedere. Porta le gambe avanti, recupera adesso il bastone. Ecco, bastone parallelo. Vai bene a posizionarti a terra con il bacino, piedi distanti, larghezza delle anche. La schiena allineata. Da qua inspira ed espira. Preparati. La C, arrotonda la lombare, butta fuori l'aria, le spalle lontane dalle orecchie. Inspira, torna e sali con il bastone verso il soffitto, allunga e ancora scendi due, sali, allunga, tre e inspira l'ultimo qua. Al prossimo, quando scendiamo andiamo a distendere una gamba con la tibia che andrà a toccare il bastone, occhio a non farti male, e risali, inspira, l'altra gamba. Due, inspira, torna, e l'altra, tre, e l'ultima andiamo a fare, quattro, torna, siamo qua. Al prossimo, arrotonda tutto, andando a posizionare tutta la schiena a terra, ok, giusto? Grazie assistente. Vai se vuoi con le braccia davanti a te. O se non te la senti che è la prima volta che fai discesa, lascia un attimino giù il bastone, afferra il ginocchio, posso scendere, scendo, mi arrotondo con la schiena e l'appoggio giù a terra. Ok, questa è la posizione giusta, vero? Anche a lui piace, a lei, perdono, mi sbaglio sempre. Allora, avvicina i talloni verso di te, i piedi sono sempre distanti, larghezza delle anche, da qua. Appoggia il bastone alle cosce e inizia a far ruotare il bacino in avanti e indietro, come se dovessi rovesciare e raccogliere l'acqua. E ancora due. Intanto cerca di sentire le spalle e le scapole bene in appoggio a terra. Ancora uno. Ritorna in posizione neutra, però da qua cerca di schiacciare la lombare a terra e cerca di sollevare il bacino, spingere la pancia verso l'alto. Inspira ed espira, torna. E ancora tre. Inspira e torna. Ancora due. Sali, stringi bene le chiappe, torna ancora uno. Sali, torna. Al prossimo, sali e porta le braccia dietro lungo i fianchi. No, dietro i fianchi, dietro le orecchie. Allontana, i palmi sono rivolti verso l'alto delle mani. Da qua cerca di andare a sollevare la tua gamba destra verso il soffitto, cerca di trovare la tua stabilità, solleva la gamba, ma non distesa, a tavolino. Olà. Adesso porta le braccia verso il soffitto, stendi la gamba, tocca la coscia, butta fuori l'aria e espira, ritorna a casa. Due e tre e 4, ne facciamo ancora uno, 5, resta qua, bastone verso il soffitto, piede a martello, mantieni la posizione per 5, 4, 3, 2, 1, ritorna con il piede, ritorna con il bastone giù, verso le cosce, inspira grande ed espira, di nuovo il bacino, raccogli e rovesci l'acqua.
Inspira ed espira, schiaccia la lombare e arcala. Ancora due. Al prossimo, quando schiacci la lombare a terra, solleva il bacino, risali le braccia dietro lungo le orecchie. Allunga, stabilizza la gamba sinistra a tavolino. Qua. Butta fuori l'aria, stendi la gamba, bastona la coscia. Uno. E due. E tre. E quattro. E cinque. Prova a stare qua, piede a martello. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Piano, torna. Torna giù con il bacino. Porta il bastone sotto le ginocchia, o anche senza, va bene. E porta le ginocchia al petto. Rilassa un attimino la schiena. Come va fino ad ora? Io tremarella, tremarella. Piano, ritorna con le gambe entrambe a tavolino. Andiamo a posizionare il bastone sulle tibie. Un bel tavolino, se no il bastone rotola verso in là o verso in qua. E se viene verso in qua è un guaio. Mani dietro la nuca. Rimaniamo un attimino giù con le scapole e la testa. Cerca di avere la stabilità delle gambe, cerca di posizionare l'angolo ginocchia e anche bene dritto. Se invece ha un pochettino di fastidio alla lombare, avvicina le ginocchia verso di te. Fai sempre attenzione al bastone che viene verso di te. Preparati, inspira e buttando fuori l'aria, solleva il capo e un pochettino le spalle. Cerca di non schiacciare la lombare. Butta bene fuori l'aria, inspira, ritorna. Le caviglie rimangono rilassate. Sali due. E tre. Piano. Quattro. E cinque. Prova a stare qua in tenuta. Le ginocchia, le gambe. Prova un pochettino ad allontanarle. Stai, 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 stai. Stai tremando come me? Ancora tre. Due. Uno. Richiama. Riafferra il bastone. Riappoggia giù la testa. Ginocchia al petto. Rilassa un attimino la schiena. Dondola se vuoi un pochettino a destra e a sinistra. Dondola fino a portarti su un fianco. Scegli tu se destra o sinistra. Zac. E mi allontano un po'. Oh, adesso sì. Da qua recuperiamo il bastone. Andiamo a distendere entrambe le gambe. Ricordati come l'altra volta, se ti senti poco stabile, vai un pochettino bene a posizionarti a cucchiaio, quindi con i piedi un pochettino più avanti. Bene il fianco, tutto in appoggio. Cerca di creare un pochettino di spazietto qua, sul fianco, devi riuscire a passare un pochettino la mano, un pochettino. La spalla, allontanala dalle orecchie. Bastone, lo vai ad appoggiare sulla gamba superiore, tieni la mano sulla coscia. Entrambi i piedi bene a martello, il piede superiore cerca di allontanarlo bene di là. Ok, una volta che ci siamo sistemati, allineati, la gamba superiore si va a sollevare e staccare dall'altra. Inspira ed espira, torna. Segui sempre bene l'allineamento del bastone. Il piede bene a martello. Al prossimo rimani un pochettino in sospensione. Sposta il piede avanti, la gamba rimane tesa. Inspira ed espira, torna. E vai dietro, controlla. Non sfiancare. E ritorna ancora avanti. Inspira ed espira. L'ultimo dietro, controlla. Al prossimo vieni avanti, ma andiamo a disegnare una semiluna. Sali su, 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 quanto ti senti. Vai dietro, controlla. Non devi fare il serpente. E ancora avanti. Sali. Dietro. Ritorna e cambia. Senza del giro. Parti da dietro. Sali su. Avanti. E ancora uno, dietro. Inspira. Ed espira, resta qua, abbandona un istante il baston, tirati su sul fianco,
La gamba che ha lavorato si va a incrociare davanti. L'altra, se riesci, incrociala, se no mantieni la distesa. Mano opposta va a appoggiarsi sul ginocchio e va in torsione. Guarda verso dietro, chi c'è dietro di te. Inspira ed espira, cerca di allineare bene la schiena, le spalle, il petto ben aperti. Ancora 3, 2, 1, torna. Ci andiamo a posizionare sull'altro fianco. Vai bene giù a terra. Oh, mi metto così, va. Vieni a martello, bene il fianco. Bastone in appoggio. Tieni la coscia. Lo spazietto sotto il fianco, le spalle allontanate, se vuoi un pochettino a cucchiaio per stare più stabile. E poi inspira, sali con la gamba superiore ed espira, torna. Ancora 2, qua, ancora 1, giù, dal centro rimani un pochettino in sospensione, vieni avanti, inspira ed espira, torna, vai un pochettino indietro, controlla, inspira ed espira, torna. Ancora, inspira e l'ultimo, circonduzione, la semiluna, sali, vai dietro, controlla il bacino, stringi gli addominali, ancora uno, inspira ed espira, il disegno lo vai a disegnare tu in base a quanto ti senti, cambia il senso del giro, inspira ed espira, ancora uno, inspira e respira, 2, lascia giù il bastone, ritiriamoci su, la gamba che ha appena lavorato portala avanti, incrociala, mano opposta al ginocchio, vai in rotazione, 2 respiri, inspira ed espira, ancora 3, 2, torna, porta le gambe da un lato. Ultimo esercizio, pancia a terra, quello bello. Io mi allontano un po', vai bene a posizionarti con le gambe distese, un pochettino distanziate, con il dorso dei piedi ben in appoggio, vai bene ad appoggiare il petto a terra, la mano destra portala verso la coscia a destra, la mano sinistra tiene il bastone, ok? Fronte, sempre rivolta verso il basso, guarda giusto il primo che faccio, dopodiché riabbassa bene il collo. Da qua, stringi l'ombelico, cerca di sollevarlo e staccarlo dal tappeto. Inspira, sali con il petto solo, avvicina il bastone verso di te, cerca di allontanare le spalle dalle orecchie, guarda giù, butta fuori l'aria, torna. E ancora 3. Inspira, sali ed espira, torna. 2 e 1. Resta giù. Rimani con la fronte giù in appoggio. Questa volta andrà a lavorare la gamba destra. Vai a sollevare sia il tallone che il ginocchio. Il collo del piede e il ginocchio. La gamba rimane ben tesa. Senti bene l'attivazione della chiappa. Butta fuori l'aria e torna, inspira, sali, 2 e torna, 3 e l'ultimo, 4 e ritorna. Adesso andiamo ad alternare parte alta con la parte bassa, quindi il petto e poi dopo la gamba. Inspira, avvicina il bastone verso di te, solleva il petto, butta fuori l'aria e torna, la gamba, inspira, sollevala. Ed espira, torna, il busto, inspira ed espira, la gamba, e torna, il busto, e torna, l'ultima con la gamba, inspira ed espira, lascia. Porta il braccio destro avanti, andiamo a fare il cambio dall'altro lato. Mano destra sul bastone, la mano sinistra alla coscia, massaggio un attimo. Fronte giù, ripetiamo dall'altro lato, i primi 5, solo il busto, inspira sali ed espira, torna,
2, porta il bastone verso di te e la fronte, tienilo sempre giù. 3 e 4. L'ultimo, sali, resta giù. La gamba sinistra, l'opposta. Inspira, sali con la gamba tesa ed espira, riappoggiala. La fronte rimane bene in appoggio. Sali 2 e torna. 3 e 4 e 5. Stai giù. L'alternanza petto e gamba. Inspira, sali il petto. Inspira ed espira, torna. La gamba. Inspira ed espira. Il petto 2 e torna. Gamba. E la petto e la gamba su e l'ultimo petto e l'ultima gamba sale, mani al petto, con una spinta tirati su con il petto, avvicina se vuoi un pochettino le ginocchia e portati in foglia. Ah, sedere i talloni, petto alle ginocchia. Se vuoi porta le braccia dietro, verso le caviglie. Se vuoi appoggia una guancia, così puoi continuare a vedermi, però dopo qualche respiro cambia guancia. Ciao, ciao, ciao! Come state? Respirate bene profondo, sentendo bene il dorso e la lombare che si vanno bene ad allargare e rilassare ogni volta che butti fuori l'aria. Inspira profondo dal naso ed espira dalla bocca. Lascia andare ancora uno. E al prossimo vieni in ginocchio, riafferra il bastone e da qua vieni in ginocchio, bastone distante da noi, braccia quasi distese. Scegli tu con quale gamba, portala davanti, il piede, vai bene a spingere il piede in avanti più che puoi, e da qua, spingi in avanti, vai in affondo, cerca di avere il ginocchio in linea con la caviglia, cerca di non restare con la schiena un po' così, ma di allinearla, se hai bisogno allontana un pochettino il bastone, senti bene l'allungamento della coscia dietro, la parte anteriore, apri il petto, apri lo sguardo, guarda in cima al tuo bastone, inspira ed espira, poi piano torna, scambia con l'altra gamba, tuc tuc tuc, tuc tuc tuc, porta avanti, bacino, lascialo andare giù, ginocchio, caviglia, scendi giù quanto ti senti, la schiena, allineala, guarda verso la cima del bastone, allontana bene le orecchie, ancora 3 respiri, 2, 1, piano torna, qua, distanzia un pochettino le ginocchia, abbiamo sempre il bastone qua, ora mi giro sul fianco, da qua, non so dove mettermi, allontana il sedere, vai con la schiena bene piatta, il petto spinge verso il pavimento, un po' come un cat stretch. Inspira, respira, torna, il bacino in dentro, arrotonda la dorsale e poi di nuovo inspira e respira, torna, bacino e ancora 2, inspira, preghiera, ritorna, l'ultimo, vai giù, risali, siamo qua in ginocchio. Lascia se vuoi giù il bastone, aiutati con il bastone per tornare in piedi. Poi lo appoggiamo a terra, sciogliamo bene le gambe con i piccoli calcetti, sciogli poi la schiena con delle oscillazioni morbide, destra e sinistra, con le braccia morbide. Lasciati abbracciare. Ancora 3, 2, uno al centro e 2 respiri, sali, inspira ed espira, lascia giù, ancora 1, collo morbido e bravissimi!